Tra le varie province che compongono l'Ausl-Romagna, le differenze fra le liste d'attesa sono più che notevoli. Per porvi rimedio, entro il 2016 si arriverà ad avere un CUP unico e un'unica lista d'attesa, lasciando agli 8 distretti il compito di smistare i pazienti nei vari ospedali per poter accedere alla prestazione. Oltre a questo progetto si prevede poi l'inserimento di altre due novità, l'anagrafe unica regionale e un software semantico per migliorare la coerenza delle ricette, oltre al proseguimento nel 2015 del recall con tanto di sanzioni allo studio per chi non si presenta e all'apertura al sabato e alla domenica per TAC e risonanza magnetica. L'Ausl-Romagna dunque ci prova, anche perché secondo il monitoraggio effettuato su 45 prestazioni critiche, 17 prime visite e 28 prestazioni diagnostiche, i bacini territoriali di Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena presentano differenze significative, dovute sicuramente al numero del personale, alla grandezza dell'ospedale, ma anche alle caratteristiche della popolazione. La provincia di Ravenna sembra essere stata appena sfiorata dal miglioramento nei tempi d'attesa. Negli ospedali del Ravennate, infatti, il 57% delle tipologie di prestazione avviene nei tempi, contro l'80% di Rimini e Forlì e il 77% di Cesena. A Ravenna, dicono i dati di ottobre 2014, le criticità riguardano oltre 10 prestazioni. Così servono 268 giorni per un fondo oculare, 145 per l'elettrocardiogramma Holter e 135 per l'ortodonzia, tutte prestazioni fuori dall'attesa massima di 60 giorni. Secondo il direttore sanitario Spagnoli, per diminuire queste attese bisognerà muoversi principalmente su due fronti. Da un lato l'incremento dell'attività interna, aprendo anche al sabato e la domenica per alcune prestazioni. A Ravenna sono 10 i turni aggiuntivi per un totale di 60 ore, a Rimini 16 per 102 ore, a Cesena 9 per 54 ore, a Forlì 12 per 126 ore. E dall'altro lato rivolgersi al privato. Francesca Diletta per Faenza Web TV.